Alle 7:26 di giovedì 13 luglio. Allora, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Allora, oggi avremo ospite il sindaco di Catania Trantino, ci illustrerà le sue iniziative per la città, ma sentiremo anche le proposte del sindacato della CGIL. E poi ancora andremo a Palermo a visitare una mostra fotografica sui tanti, troppi delitti che hanno insanguinato la città. Ma prima di tutto i fatti più recenti, una sanità più vicina ai cittadini, il presidente Schifani ha rilanciato il modello delle case di comunità, cioè nella provincia etnea saranno 29 case di comunità per una sanità, diciamo, più di vicinanza. La visita di Catania del governatore è stata anche un'occasione per parlare di zone economiche speciali, le ZES, e di Etna Valley, la nuova zona industriale di Catania, dove sono attesi milioni di finanziamenti. Vediamo. Più di 800 milioni di euro complessivi per lavori e forniture finanziate dal PNRR Salute per l'intera regione. 300 di questi destinati alla costruzione in tutta la Sicilia di 43 ospedali di comunità, 156 case di comunità e 50 centrali operative territoriali. Sono la realizzazione della spesa dei fondi del PNRR. Il presidente della regione Renato Schifani e l'assessore alla salute Giovanna Volo hanno visitato la cittadella della salute San Luigi di Catania per verificare e toccare con mano lo stato di implementazione del modello sperimentale della casa di comunità già avviato nel presidio ospedaliero. Si inaugura questo prototipo, naturalmente, che è figlio del PNRR, quindi siamo stati sempre d'accordo alla sanità di prossimità, cioè quella sanità che sia da cuscinetto tra il medico di base e la ricovero ospedaliere. Queste in realtà sono destinate a filtrare ed evitare l'intasamento nelle reti ospedaliere. E piuttosto che rivolgersi per avere assistenza agli ospedali, i cittadini troveranno, per quelle che sono le loro esigenze, questo genere di strutture che saranno aperte H24, anche oltre alla presenza di specialisti delle varie discipline, avranno anche la possibilità di avere i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. In precedenza il presidente Schifani aveva fatto visita agli industriali di Confindustria Catania, rimarcando la sua posizione sul caro voli, annunciando nuove misure per la zona industriale di Catania. Registro con piacere l'intervento del ministro Urso, spero che si sia ancora in tempo per ridurre i prezzi d'estate. Sono preoccupato sui tempi, però naturalmente tra piuttosto che niente preferisco piuttosto. Non è che magari poi queste compagnie vengono multate anche dall'antitrust e diciamo, sobbarcano sui consumatori i costi di queste multe? Beh, le sanzioni fanno parte di una libera democrazia che fissa delle regole da controllare in regime di libero mercato. Se dovessero arrivare, noi non è che applaudiremo, prenderemo atto che si è sanzionato un comportamento illegittimo che noi abbiamo denunziato in tutte le parti, anche con un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Siamo all'incubo rifiuti perché Catania non riesce a risollevarsi dall'emergenza, la differenziata non decolla e il centro storico è ridotto a una pattumiera sotto lo sguardo attonito dei turisti. Guardate. Catania è la raccolta dei rifiuti, ma anche i catanesi è quello che in gergo tecnico viene definito il conferimento della spazzatura, cioè in soldoni quando quest'ultima viene buttata. Un problema, anzi due, per la città, dove la raccolta differenziata in talune strade o zone è un'utopia, dove alcune mancanze storiche a livello gestionale fanno il paio con quelle legate alla conoscenza e alla cultura. Qui siamo in via Playa, nelle zone limitrofe, dove la situazione è questa, per certi versi peggiore rispetto a quella che avevamo trovato quasi un mese fa, il 14 giugno per l'esattezza, giorno a cui si riferiscono le ultime immagini. Queste invece sono di qualche ora fa. Il colpo d'occhio purtroppo non muta. Vere e proprie discariche a cielo aperto che si ripresentano puntuali con le conseguenze del caso a livello ambientale e di immagine. Zone che vengono ripulite ma che solo qualche giorno o addirittura qualche ora dopo sono piene nuovamente. I cittadini che non utilizzano il sistema della raccolta differenziata, chi magari da fuori Catania viene in città per buttare la spazzatura e le carenze organizzative di chi gestisce o di chi controlla. Difetti di comunicazione, si dice, e di cultura. Colpa di tutti, colpa di nessuno, come spesso avviene da noi. Ma questa è la situazione che vediamo ripetersi in pieno centro storico, come in via di San Giuliano, con spazzatura e materiali inerti lasciati a decoro, se così vogliamo dire, nel salotto della città. E se per certi versi arrivano dei dati in risalita per la raccolta differenziata, dall'Ottocento, dove però si partiva da zero, e dall'Otto Nord, dove si raggiungono anche picchi fra il 45 e il 50%, Catania è ancora invasa dalla spazzatura, lo dicono le immagini e lo sguardo dei turisti, che queste inquietanti diapositive si porteranno dietro.
C'è una notizia dell'ultima ora: beni per un valore di 6 milioni di euro sono stati sequestrati a un imprenditore agricolo originario di Messina e già condannato per usura e associazione per delinquere. Ad eseguire il provvedimento è stata la DIA su disposizione del Tribunale di Caltanissetta. Il sequestro ha riguardato 120 beni immobili, 9 fabbricati, 111 terreni per un'estensione complessiva di 75 ettari e svariati rapporti finanziari. Ma adesso vediamo con Angelo Gagliano le prime pagine dei quotidiani siciliani. Allora, Michele, cominciamo con la Sicilia di Catania, che ha prima pagina le intercettazioni shock al processo di Enna, il vescovo al prete accusato di abusi, ci sono i presupposti per farti santo, questo è quello che si sente nelle intercettazioni, che si legge nelle intercettazioni. E poi l'emergenza migranti, Lampedusa, doppio fronte, numeri record dalla Libia e barchini dalla Tunisia, quindi sono diversi fronti aperti su questo tema. La Meloni stoccata alla russa senior, la premier, non sarei intervenuta e solidarizzo con una ragazza che denuncia, la tregua con i giudici, non voglio lo scontro. Queste sono le sue parole a proposito delle ultime vicende che hanno animato il dibattito politico in Italia. Poi fotonotizie, Michele, eccola qui, la rivolta degli schiavi, riferimento al Caporalato, un gruppo di immigrati sfruttati nei campi tra Agrigento e Caltanissetta, si ribella e fa scattare l'inchiesta, è stato arrestato il caporale, interdizione per gli imprenditori aguzzini. Ieri, è una vicenda di cui abbiamo parlato ieri. Proprio così. Poi ieri in città, ieri sera, presente il leader della CGIL Landini, la vera riforma, ha detto, da fare è quella elettorale. Questa è la sintesi, diciamo, del suo intervento. Continua poi il contenzioso, l'intesa Stato-Regione a Palermo, più risparmi ma più assunzioni, e questa potrebbe essere una formula per portare lavoro. Attenzione, dalla prima pagina, caro, c'è chi ha fatto cose peggiori, l'audio shock al processo di Enna contro il prete accusato di pedofilia, ascoltate le parole del vescovo registrate dallo stesso imputato, hai presupposti per diventare santo, queste le parole che sono state incredibili. Davvero, registrate e fatte sentire in aula al processo. E poi ancora, parliamo di Landini e la sua presenza a Catania. Landini, il governo ci ascolti, la ricchezza la produce chi lavora, ha detto ieri il leader della CGIL, ripartire dalla rigenerazione urbana e una nuova legge elettorale, questo è il suo messaggio. Poi lo abbiamo sentito nel servizio che abbiamo poco fa mandato in onda a proposito dell'incontro tra il presidente della regione Schifani e gli imprenditori, gli industriali a Catania. Pioggia di milioni in arrivo, grazie ad un fondo regionale si potrà intervenire per riqualificare strade e canali che ricadono nelle ZES, cioè nelle zone economiche speciali. Il governatore Schifani annuncia anche la semplificazione burocratica per favorire nuovi insediamenti di medie imprese, quindi per arrivare a Catania, in Sicilia, bisognava avere determinate pratiche burocratiche, adesso si va verso lo snellimento. Ieri c'è stato il confronto sul futuro del polo produttivo, il presidente Di Martino, servono interlocutori certi, questo è quello che ha detto il presidente degli industriali catanesi. E poi ancora la cronaca stavolta, ce ne siamo occupati, abbiamo visto anche le immagini nei nostri telegiornali, dopo l'onta delle botte, spari in un'auto noleggio, fatta luce su un episodio risalente allo scorso maggio in cui solo per caso non c'è scappato il morto, da un debito insoluto le manate a un cliente, poi l'intervento di due giustizieri, questa è la ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto. Poi ancora il processo d'appello Camaleonte e Can Cappello, affidati inchiodati da un impianto accusatorio granitico, le due PG
chiedono 7 conferme, 2 riforme e avanzano anche 30 proposte di concordato. Questo per un processo che si sta svolgendo. La maggior parte degli imputati ha deciso di ammettere le contestazioni che sono state mosse dall'accusa. Questo scrive la Sicilia. E poi andiamo adesso sulla prima pagina di Repubblica Palermo, che torna sulle parole di Salvatore Borsellino, l'affondo, dice, di Salvatore Borsellino, l'antimafia senza pace. Il fratello del magistrato, grave l'attacco di Trizzino alle agende rosse, lui parla per conto dei figli di Paolo, ma la famiglia siamo anche noi, in via D'Amerio non vengano politici impresentabili, queste le parole. Infatti, come dice la Repubblica, la spaccatura dell'antimafia è anche una spaccatura dentro la famiglia Borsellino. E poi altre notizie, c'è un'inchiesta, si torna a parlare di pesce, fondi europei e pesce, i business dei nuovi boss. Michalizzi è tornato al vertice, ieri c'è stato l'arresto, l'operazione, è stato smantellato il mandamento di Tommaso Natale, quindi diciamo continuano i blitz, gli interventi per cercare di chiudere le porte diciamo economiche anche alle famiglie mafiose. Poi c'è un caso, questo è tutto palermitano, le strisce invisibili, c'è uno scaricabarile fra l'AMAT e la RAP perché praticamente succedono troppi incidenti ed è una vera e propria non carnificio. Si vedono le strisce, assolutamente, e quindi i pedoni molto spesso vengono travolti mentre attraversano la strada. Un richiamo di sport, perché il Palermo sta facendo delle cose davvero incredibili sul calciomercato. In rosanero anche Roberto Insigne, nasce il super attacco per andare in Serie A, e saranno ancora nelle prossime ore, ci potrebbero essere altre novità per quanto riguarda proprio gli acquisti del Palermo. E allora vorrei andare proprio sulla notizia di apertura, su Salvatore Borsellino, è grave che Trizzino attacchi le agende rosse. Lo abbiamo sentito, c'è una intervista piuttosto ampia, anche noi, dice, rappresentiamo la famiglia di Paolo e diciamo in via D'Amerio non venga nessun politico impresentabile, ribadisce questo concetto il fratello del magistrato. Ormai siamo vicinissimi al ricordo della strage proprio avvenuta in via D'Amerio. Andiamo avanti sempre sulle vicende che riguardano la città di Palermo, perché su queste strisce blu, ecco, possiamo vedere, sono delle foto molto eclatanti, insomma praticamente i pedoni attraversano la strada, sì, ma effettivamente non è che non sia chiaro. Non si vedono quasi per niente. Non si vedono assolutamente. L'azienda che gestisce la segnaletica alza le mani, cioè non possiamo operare per le cattive condizioni dell'asfalto. Ma e l'altra risponde. Dice, da 3 anni non sistema più le strade perché il contratto di servizio non lo prevede. E allora? Quindi rimangono così, esattamente, invisibili, le strisce invisibili. Con grandi rischi per i pedoni che sono costretti a guardarsi bene quando attraversano. Poi c'è una vicenda che riguarda tutta di politica, la manovra del self-service, così i deputati finanziano teatri, chiese e sagre di casa. La giunta tratta all'ARSA sul maxi emendamento al collegato bis, che è una sorta di collage di mance clientelari, scrive Repubblica, spunta l'apertura ad altre stabilizzazioni di collaboratori e portaborse di gruppi parlamentari. Molto critica, molto Repubblica. Direi piuttosto critica stamattina Repubblica. E adesso siamo al giornale di Sicilia, che invece apre con la cronaca, perché parla dei nuovi affari del vecchio boss. È rimasto in cella per 25 anni, Michalizzi era tornato a guidare il clan fra droga, pizzo e truffa. L'ultima retata, 11 arresti, ha svelato anche i legami fra la cosca di Tommaso Natale e quella di Resuttana, decimata dai blitz di qualche giorno fa. Insomma, è incessante l'operazione davvero degli investigatori in questo senso. La foto stamattina è importante sottolinearla e evidenziarla, perché c'è questa partenza dei traghetti, situazione davvero in alto mare, la difficile estate delle isole minori, restano sequestrate 9 navi, la Caronte dice per i collegamenti faremo
il possibile. Speriamo, Beh, speriamo che sia effettivamente, effettivamente così. Poi ci sono ancora polemiche, questo è un altro aspetto, la sanatoria, scoppia la protesta, l'assessore niente pregiudizi, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, opposizione a oltranza, molto critici anche i sindaci come quelli di Carini che hanno portato avanti le demolizioni. Pagani dice esaminerò il testo e spunta un altro pacchetto di norme pro abusivi. Sì, stiamo parlando di sanatoria per l'abusivismo. Abusivismo diciamo, molto vicino al mare, a 150 metri proprio dal mare. E poi lasciamo adesso il Giornale di Sicilia perché la Gazzetta del Sud affronta con più attenzione la vicenda delle olie e dei collegamenti, perché alle olie dice è già corsa alla benzina. Il sindaco di Lipari e operatori economici invocano delle soluzioni tempestive, la possibile riduzione dei collegamenti con le navi e l'assenza di un piano alternativo della regione. La situazione che incomincia a essere difficile, critica, molto critica per chi vive per l'appunto alle eolie. Poi notizia invece che riguarda sempre comunque le vicende legate alla città di Messina, perché ponte sullo stretto, c'è stata la nomina di WeBuild De Gennaro alla guida del consorzio Eurolink. L'amministratore delegato della società Stretto Ciucci oggi sarà in visita a Messina. Insomma, quindi si completano gli assetti di chi dovrà poi gestire la realizzazione proprio dell'opera, ma soprattutto gestire anche i fondi che arriveranno per la costruzione dell'opera. Due notizie, intanto una che troveremo poi su tutte le prime pagine stamattina, è morto Milan Kundera, l'esploratore di anime, grandissimo scrittore, uno dei massimi rappresentanti della letteratura del fine. L'insostenibile leggerezza dell'essere. E poi a Napoli, vedete, c'è stato un rogo doloso, distrutta la Venere degli Stracci, un incendio. Questo è una storia incredibile, veramente. Un incendio ha distrutto l'opera d'arte contemporanea di Michelangelo Pistoletto, installata solo 15 giorni fa, è rimasta solo la gabbia, molti fiori dai napoletani. E non è stata un'operazione di bullismo, di cose, no, di gente fuori di testa, un crociato, da solo, è andato lì, l'ha bruciata. Una notizia di cronaca, anche questa fra poco la ritroveremo, Willy, certamente ricorderemo tutti questa vicenda capitata a questo giovanissimo, non c'è più l'ergastolo per i fratelli accusati dell'omicidio, ma 24 anni di carcere, questa è la condanna in appello che è stata decisa proprio dai magistrati. Prima di chiudere c'è ancora una notizia, anzi due notizie vorrei segnalare. Le Toianni, la galleria sulla 18 aperta al transito entro la fine di luglio, potrebbe essere bene, una buona soluzione per la viabilità. E poi, tornando sulla città di Messina, saranno più di 6.000 le carte solidali da 382 euro distribuite in città. Fra due settimane l'avviso ai cittadini. Insomma, seguiremo questa vicenda, è interessante. Non sono grandi cifre, però insomma, sono una boccata di ossigeno per molte persone. Per molte allora, famiglie, facciamo una breve pausa, poi la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Sette e 46, buongiorno Sicilia, con Michele Cucuzza, Angelo Gagliano. Angelo, andiamo sui quotidiani nazionali? Sì, partiamo con il Corriere della Sera perché va subito al nocciolo della questione. Giustizia, arrivano i paletti della Meloni, caso La Russa non sarei intervenuta, la Santanchè e autonomia, la Lega attacca. Queste sono, diciamo, la sintesi. Poi nessuna lite, dice ancora la Meloni, con le toghe, solidale con le donne che denunciano. E l'Unione Europea arriva il sì alla legge salva natura. Su questo ci sono diversi punti di vista, perché una legge che è passata, insomma un provvedimento passato per pochi voti. Biden ha convinto Zelensky e avvisa anche lo zar, dice noi uniti. Lo zar lo chiama direttamente. Si riferisce a Putin. E poi vedete, addio a Milan Kundera, gigante leggero e riservato della letteratura
sulla prima pagina anche del Corriere. Reso popolarissimo, fra l'altro, dobbiamo ammetterlo, da Roberto D'Agostino con Quelli della Notte, quando parlava di questo libro che ha ammesso di non aver letto. Però... insostenibile leggere, ne parlava D'Agostino. Ma anche Venditti in un suo pezzo faceva riferimento proprio a questo libro. Poi due processi. Condanna a 5 anni per aver ucciso Francesco Valdiserri, era alla guida ubriaca, quindi c'è questa condanna, e l'omicidio di Willy, tolto l'ergastolo ai fratelli Bianchi, l'abbiamo già visto. E poi le fiamme, in fiamme questa l'opera... fotonotizia, questa serie è impressionante, guardate, in fiamme l'opera di Pistoletto, c'è lo sgomento di Napoli, queste sono le foto prima fermato... com'era, com'era e com'è adesso il fuoco. E adesso semplicemente questo scheletro. È stato fermato un senza tetto di 32 anni, l'artista dice, ma il senso resta. Però, insomma, resta, poverino. Davvero poco hanno lasciato le fiamme. Qui si parla delle vicende dell'Europarlamento, siamo su Repubblica. Clima, le destre battute, questo, la Repubblica mette l'accento su questo fatto. Con un voto storico l'Assemblea dell'Unione Europea ha approvato la legge sull'habitat e respinge l'attacco dei negazionisti contro il Green Deal. Si è spaccato il Partito Popolare Europeo, 21 deputati non seguono la linea di Weber, in crisi i piani della Premier per l'alleanza conservatori popolari. Sì, Repubblica mette in evidenza soprattutto questo aspetto, cioè lì c'è stato un tentativo da parte del capogruppo dei popolari di spostare verso destra e fare l'alleanza con, diciamo, i moderati, come si dice adesso. E però questo tentativo è fallito perché la legge è passata, anche se con pochi voti, e c'è stata una spaccatura come hai appena letto. E poi torniamo a parlare di PNRR, perché costerà 20 miliardi di debito in più in 3 anni, quindi facciamo debito anche, aumentiamo il debito anche col PNRR, quindi, vabbè, ma a lunga scadenza, esattamente. Poi bisogna vedere i dettagli di questi 20 miliardi, andremo a capire qualcosa in più. Esatto. Si torna a parlare anche di giustizia, è inevitabile. Nordio, riscrivere il concorso esterno mafioso, la Meloni dice non ci fermeremo. Salvatore Borsellino, così sconfessano mio fratello, quindi c'è un altro intervento del fratello del magistrato. Il G7 proteggerà l'Ucraina, Biden, non tentenneremo, è finito il vertice della NATO a Vilnius, e quindi grande protagonista pare sia stato il presidente turco Erdogan, che in qualche modo è riuscito a riconquistare la scena internazionale. Anche qui addio a Kundera, l'insostenibile meraviglia dello scrivere stamattina su Repubblica. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della Stampa. Perché la chiave che vede la Stampa è che Meloni riaccende lo scontro, i magistrati fanno politica, la vicinanza di Mattarella alle toghe, oggi la Premier va a colloquio con il capo dello Stato. Quindi notate, sulla Russa lei ha detto io non sarei intervenuta e difendo le donne che denunciano, invece sul resto, come su vedete, Santanché e su Del Mastro in qualche modo ha qualche dubbio sull'operato della magistratura. E poi c'è il vertice anche qui della NATO, l'accordo del G7 per difendere Zelensky, giravolta di Erdogan, nuovo stop alla Svezia, insomma ci sono continui mutamenti anche delle posizioni. E poi c'è un'intervista alla Venezzi sul mio Puccini, attacchi strumentali, non ho mai detto frasi omofobe o fasciste. L'abbiamo ospitata ieri sera la Beatrice Venezzi, esattamente, nel corso del nostro telegiornale. Poi ancora vedete, comunque c'è la foto a metà pagina, le amnesie di Giorgia, il presidio del Quirinale, per tornare a tutte le vicende politiche, oggi l'incontro con il capo dello Stato. Mattarella ha convocato Meloni, parleranno probabilmente di giustizia, tra l'altro. Eccolo qui, guarda, torniamo a parlare di giustizia sul Messaggero, Meloni dice giustizia, basta scontri. Quindi ci sono diverse chiavi di lettura, c'è chi dice che in qualche modo sta cercando di mettere pace, dall'altra parte c'è chi dice che aumenta la tensione. Il Quirinale media, e il Premier stempera i
Toni, la separazione della carriera aiuta i giudici. Sul caso La Russa io non sarei intervenuto, mentre c'è solidarietà con le donne che denunciano evidentemente le aggressioni di carattere sessuale, le molestie di carattere sessuale. Anche qui Willy via l'ergastolo per i Fratelli Bianchi, condannati a 24 anni, fotonotizia, Milan Kundera, l'insostenibile leggerezza che abbatteva i muri dell'Europa. Questa, poi c'è una storia di cui ci siamo occupati, ma diciamo non in maniera approfondita, però c'è una brutta storia, c'è un'inchiesta a Foggia, Fratellini affogati, la vasca aveva il recinto bucato, sono finiti in questa vasca che era una sorta di contenitore, riserva diciamo d'acqua per irrigare poi poveri. Brutta, bruttissima storia questa. Poi Santanchè ha nascosto pure l'avviso del 2 marzo, questo scrive stamattina. Che è l'avviso del 2 marzo? È l'avviso di garanzia, probabilmente, adesso sì. Vediamo di capire. Critica, la mettono col naso di Pinocchio, mamma mia. Critica La Russa ed è pronta a mollare la ministra, la Meloni, evidentemente che è messa all'angolo. Poi l'ennesima bugia, almeno dal 27 marzo, la Santanchè sapeva dell'informazione di garanzia alla sua società, però ha seguitato a negare tutto al Senato, ma anche alla Quindi Premier. 27 marzo, 27. Non 2 marzo. E sopra hanno scritto del 2 marzo. Vabbè. Probabilmente, bisogna vedere dove è sbagliato, no? Probabilmente. E poi, vedete, c'è il giornale adesso, la Meloni fa giustizia, la Premier difende Del Mastro e Santanchè, poi punge La Russa, non sarei intervenuta, sulle doghe politicizzate, non indietreggia, oggi c'è il vertice, l'incontro con Mattarella. Attenzione sullo sciopero, c'è il muro di Salvini perché ci sarà un fine settimana piuttosto caldo, dimezzato lo sciopero, il ministro ordina... Dei ferrovieri di oggi questo. Esattamente, la diminuzione delle ore di protesta, i sindacati, vergognoso, scrivono. Che ha precettato per metà, quindi lo sciopero c'è ma la metà di la quello metà delle ore. Esatto. Che erano previste. E poi ancora promessa NATO a Zelensky, Ucraina mai così vicina, sulla prima pagina del giornale. Anche Libero torna su Santanchè e La Russa, parla la Meloni, il Premier non voglio scontri con le toghe, ma noto anomalie nelle indagini. Ignazio, lo capisco, ma io non sarei intervenuto. Questo è chiarissimo, diciamo, fa vedere bene le due, come si distinguono le due cose. Esattamente, anche qui Salvini dimezza lo sciopero dei treni, si torna imposto ai sindacati lo stop alle 15, quindi una durata inferiore dell'astensione dal lavoro. Poi facciamo vedere anche la prima pagina di Avvenire. Ah, questo è importantissimo, sì. È un tema molto discusso e dibattuto. La metà dei ragazzi legge ma non capisce. E cerchiamo di capire qualcosa in più. Crolla l'apprendimento già dalla seconda elementare e si acuiscono le differenze tra il nord ed il sud. I risultati impietosi arrivano dal rapporto Invalsi per le scarse competenze in italiano ma anche in matematica. E purtroppo queste difficoltà dei giovani e dei ragazzini sono molto più forti a sud e quindi, come dire, aumentano le divergenze, le differenze fra le due parti dell'Italia. Anche Avvenire torna sui casi giudiziari, la Premier insiste sui giudici, ma ora il Colle cerca di ricucire. Con l'incontro di oggi pomeriggio. Esattamente, sì. Il G7 unito a difesa di Kiev senza strappi, guerra e clima alimentano la grande fame, questa è la riflessione che viene fatta proprio su Avvenire. Siamo adesso sul manifesto, vediamo il manifesto, vedete il Green Deal resiste alle destre, si mette ancora in evidenza come in qualche modo al Parlamento europeo ci sia stata questa votazione per un provvedimento che dovrebbe salvare la natura. Poi una vita altrove, la foto stamattina per quanto riguarda il manifesto è piuttosto chiara, è morto a Parigi a 94 anni, Milan Kundera lasciò la Cecoslovacchia con un visto di espatrio di 2 anni che equivaleva ad un esilio e nel 75 poi approdò in Francia. Sì, perché questo è molto importante, ancora c'era la guerra fredda e la Cecoslovacchia era dall'altra parte del muro, diciamo, e lui è riuscito con questo visto a venire in Occidente e poi è diventato una star globale. E poi anche qui lo stop di Meloni alla Russa, lo scudo su Del Mastro, così scrive stamattina il manifesto. Leggiamo anche l'Unità che ha sempre due notizie in primissimo piano. Meloni molla la Russa e solidarizza con la ragazza, stavolta diciamo brava.
Questo è il primo titolo. Dall'altra parte invece la foto con il ministro Nordio sui ricorsi della CEDO, cioè giudice terzo e anche secondo. Quindi mentre c'è un'approvazione della Meloni sulla vicenda alla Russia, c'è una la critica severa nei confronti del ministro della giustizia. E adesso leggiamo anche il Tempo, ma c'è sempre il nodo della giustizia stamattina. Sì, Meloni sì. Spegne le polemiche, così scrive subito il Tempo. Il premier conferma la nota sulla imputazione di Del Mastro e ribadisce: faremo la riforma. Smonta il caso Santanchè, critica l'intervento di La Russa, ma da genitore lo capisco. E sul PNRR si dice ottimista e bacchetta l'opposizione. Polemiche controproducenti. E poi abbiamo anche qui la vicenda di quanto accaduto al Parlamento europeo, perché è arrivato il sì al ripristino della natura, basta cemento in città, più alberi e prati. E qui sta ragazzina che dice: qui un giorno sarà tutta campagna, cioè. Speriamo che ci possano essere spazi verdi, quella è la cosa importante. Lo sciopero dei treni dimezzato, lo stop, il ministro impone lo stop per 12 ore, quindi ci sarà ma la metà, quindi questa è la situazione. Direi ci possiamo anche fermare qui stamattina. Assolutamente Michele. Sì, grazie Angelo. 7:58, breve pausa, ci guardiamo il meteo e poi dopo parleremo di occupazione giovanile dalle nostre parti, che lì ci sono gioie e dolori. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì transiterà un nucleo temporalesco su parte delle regioni settentrionali. Avremo infatti acquazzoni e temporali di forte intensità sul Triveneto, Lombardia, Appennino settentrionale, meglio invece al centro-sud come sulla Sicilia, dove l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica, portando ampi spazi soleggiati ma anche gran caldo e afa. Nelle ore centrali della giornata infatti le massime supereranno di gran lunga i 33-35 gradi, punte di 39 gradi su Siracusa. Situazione che poi resterà invariata per quanto riguarda la giornata di venerdì, quando avremo ampi spazi di cielo sereno in un contesto stabile asciutto, ma non farà caldo solo di giorno, anche di sera e di notte. Le minime infatti non scenderanno al di sotto dei 22-23 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli vi aspettano sull'app di Trebi Meteo. Manca pochissimo perché scattino le 8, questo è Buongiorno Sicilia e con noi c'è il segretario generale della CGIL Sicilia, Giuseppe D'Aquila, grazie e benvenuto. Grazie a voi. Ieri è stata una giornata importante per la CGIL, ne abbiamo parlato nel telegiornale, era a Catania il segretario generale Landini. Non vogliamo parlare soltanto di questo, ma dell'occupazione giovanile prima di tutto. E qui devo fare una lista, cercherò di farla la più breve possibile, ma purtroppo dolorosa. I giovani senza lavoro in Sicilia tra i 25 e i 34 anni sono 1,5 milioni. E i NEET, quelli che ormai ci stiamo abituando a conoscere questa parola che vuol dire giovani inattivi che non studiano e non hanno trovato lavoro, al sud sono al 37% e in Sicilia, e la Sicilia è la regione che ne ha di più. E il reddito medio giovanile, tanto per concludere, fra l'altro è uno dei più bassi d'Europa. Allora D'Aquila, abbiamo ospitato qualche giorno fa il presidente della Confindustria Di Martino, che ha detto: qui i ragazzi se ne vanno, il lavoro non ce n'è perché i salari sono troppo bassi. Proponiamo di passare, ha detto lui, da 600 a 1000 euro come paga base iniziale. Voi ne avete avuto contatti e chi questa proposta si sta facendo strada? A che punto siamo? Innanzitutto ne approfitto per fare gli auguri di buon lavoro al presidente di Confindustria, non abbiamo avuto ancora modo di confrontarci con lui, credo che lo faremo a breve come CGIL CISL UIL. Rispetto alla proposta, me fa piacere insomma, che il presidente di Confindustria prenda atto di una situazione drammatica che viviamo nel nostro territorio. Sicuramente è una proposta che noi dobbiamo ragionare a 360 gradi, perché è una presa d'atto, una presa di coscienza di quello che accade, ma la proposta di 1000 euro al mese vuol dire 6,25 euro l'ora.
4,50 euro circa netti l'ora, e questa è una condizione paradossale, se noi consideriamo che i tetti di cassa integrazione al minimo sono 1.352 euro al mese. Quindi io credo che la proposta sicuramente va affrontata a 360 gradi, lo faremo sicuramente, però è insufficiente, se lui sarà disponibile, ma è sicuramente insufficiente, ben al di sotto dei 9 euro di cui si discute a livello nazionale, e ben al di sotto appunto dei criteri normali, insomma, del rispetto della dignità salariale. Ma dovesse incontrare qui Di Martino, che cifra gli farebbe eventualmente? Ma noi pensiamo, anche qui la discussione, lo diceva anche ieri Landini all'incontro che abbiamo avuto, la discussione sul salario minimo di 9 euro l'ora, se dovesse passare un decreto in Parlamento, è soltanto l'inizio per l'applicazione complessiva dei contratti erga omnes, dei contratti collettivi nazionali. Su questo la battaglia contro i contratti pirata è l'elemento fondamentale che possa guardare. Sono i contratti pirata? I contratti pirata non sono altro che un'impresa si mette d'accordo con un sindacato neocostituito che rappresenta pochissimi lavoratori e fanno un accordo su una cifra salariale che non ha una base numerica, legale, legislativa, non comprende welfare sociale, non comprende nulla. Quindi su 1.000 contratti registrati al CNEL, oltre 800 risultano contratti pirata. Quindi la discussione sul salario minimo è l'inizio di un percorso per l'applicazione dei contratti invece sottoscritti da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL, che possono rappresentare la tutela per tutti i lavoratori. Quindi 9 euro più poi quello che si deve discutere. Perché salario vuol dire anche appunto welfare sociale, vuol dire malattie, vuol dire TFR, vuol dire trattamenti economici a 360 gradi. Ieri Landini aveva come tema la rigenerazione urbana, riguardava Catania in particolare, ma che significa in concreto? Anche lì la rigenerazione urbana è un processo che deve mettere a sistema tutta una serie di condizioni che il nostro territorio vive e che possono essere espresse in termini di opportunità. Lo vediamo rispetto alla rigenerazione urbana, lo vediamo rispetto a quello che possono offrire i processi che stiamo avendo nel nostro territorio. ST ne è un esempio, Trisan ne è un esempio, le Acciaierie di Sicilia ne sono un esempio. Rigenerazione urbana vuol dire costruire nel territorio processi di opportunità, guardando alla non cementificazione, allo sfruttamento reale del territorio, ma nel senso nobile del termine. Vuol dire mettere a sistema tutta una serie di associazioni che attorno a questo hanno la possibilità di proporre condizioni positive. Su questo ci piacerebbe avviare un confronto sia con l'amministrazione comunale, il sindaco neoeletto, con il presidente di Confindustria, perché abbiamo ancora oggi grandi opportunità da offrire proprio per non far sfuggire oltre 120.000 giovani, non solo dal sud vanno verso il nord, ma ormai vanno verso altri paesi europei all'estero, dove è garantita la propria dignità. E allora vi piace la proposta, l'annuncio che ha fatto il governatore, che per Etna Valle dovrebbero arrivare fondi consistenti per migliorare le infrastrutture, perché lì mancano le strade, ci sono i canali, cioè le aziende neanche ci vogliono andare, no? Perché lo diceva anche Di Martino questo. Guardi, conosco la zona industriale da oltre 26 anni, il tema dobbiamo riuscire a passare dalla discussione accademica alla realtà. Abbiamo una serie di opportunità che non ritorneranno più a partire dai fondi del PNRR e ci possono consentire davvero di sviluppare processi per aggredire le due direttrici del futuro, digitalizzazione e transizione energetica a partire da ST e Trisan. Rispetto a questo abbiamo bisogno di sviluppare politiche di sistema adeguate che guardano non soltanto a un pezzo del ragionamento, ma alla complessità di tutto quello che ruota attorno. Quindi a questo. Catania? Quindi a Catania abbiamo bisogno sicuramente di investimenti sulle infrastrutture, abbiamo bisogno di mettere a sistema tutta una serie di opportunità che oggi il mercato ci offre, le competenze delle aziende e dei lavoratori, e io sono fiducioso perché si possa sviluppare un confronto di merito su questi temi, evitando magari, se possibile, le passeggiate con le foto e i giornalisti, ma entrare nel merito di alcune cose. Siamo pronti al confronto, naturalmente. Schifani, era una passeggiata ieri?
La presenza del Presidente della Regione, di un'istituzione, è sempre importante. Dopodiché io credo che da questo punto di vista entrare nel merito delle questioni e definire accordi che possono dare concretezza alle cose che diciamo anche in tempi celeri, perché il tempo oggi fa la differenza molto più di ieri, sarebbe una cosa opportuna. Usciamo un attimo da Catania, Landini ha detto che i cittadini devono scegliere chi votare, quindi lui propone una nuova legge elettorale, ma come che sarebbe l'unica riforma istituzionale opportuna da fare. E perché... come la concepite? Cioè? La concepiamo sostanzialmente che se bisogna cambiare una cosa attraverso la Costituzione, noi pensiamo che sia opportuno che il cittadino voti non il capobastione indicato dal capo del partito del momento, ma dia il voto di preferenza direttamente al candidato del suo territorio, del suo quartiere, della sua città, del suo palazzo. Perché, quindi è perché una riforma istituzionale. Se proprio dobbiamo farla, perché il ragionamento è stato, perché si è partiti dal presidenzialismo, insomma, se c'è una cosa che funziona, come diceva ieri Landini, il Presidente della Repubblica, perché cambiarlo e iniziare da lì? Magari iniziamo da un processo che possa dare anche dignità a questa politica e si è distaccata molto dal territorio. Dei cittadini. Quindi non è elezione diretta del Premier, no. Ma noi siamo per rispettare la Costituzione a 360 gradi. La Costituzione ancora oggi funziona, è molto innovativa, quindi se ci sono cose che funzionano perché cambiare. L'ultima domanda che le faccio, D'Aquila, il 30 settembre farete una manifestazione a Roma? Il 30 settembre proprio su questi temi, oltretutto a ridosso di quello che dovrà determinare il governo per la finanziaria, noi abbiamo fatto tutta una serie di proposte, abbiamo già iniziato il 24 giugno con una manifestazione importante a Roma, la rifaremo il giorno 30, ci atteniamo delle risposte positive, la discussione, inutile nasconderlo, è molto complessa e articolata, se non avremo risposte noi a partire da dal 30 di settembre saremo in piazza come sempre abbiamo fatto e con tutti i governi. Qual è il primo punto, il primo slogan, come dice, obiettivo per questa manifestazione? Primo. Ma la sanità, c'è una discussione assurda sull'autonomia differenziata che rischia di mettere ancor più in difficoltà le regioni soprattutto del Mezzogiorno, quindi anche la nostra. Noi siamo fortemente contrari all'autonomia differenziata proposta e ventilata da questo governo, questo è uno dei temi nei quali si racchiude tutto il perché tema della sanità, dei servizi. Noi cerchiamo di rendere le cose eque per tutti e poi se c'è una regione che va meglio di un'altra che ben venga, però dobbiamo mantenere quel principio di sussidiarietà proprio previsto dalla Costituzione che deve garantire il diritto minimo per tutti. Bene, grazie, buon lavoro. Giuseppe D'Aquila, segretario generale della CGIL Sicilia. Facciamo una breve pausa anche qui e poi dopo ci occuperemo di Catania con il sindaco Enzo Trentino. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie ancora, buon lavoro. E 12, buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto al sindaco di Catania Enrico Trentino, grazie per essere con noi. Accanto abbiamo la collega Adelaide Barbagallo, perché insieme avevamo scritto, sindaco, questo è un retroscena per lei, avevamo scritto un libro intervista con l'arcivescovo Renna prima che lei arrivasse, quando ancora Catania era, come dire, un po' in difficoltà, tutti i lavori in corso, non si capiva bene l'urgenza di ricostruire, quindi abbiamo sollevato la questione della necessità di ricostruire e riprendere un po' il lavoro su Catania, grazie al contributo importantissimo di Monsignor Renna. Lei lo sente ogni tanto? Certo, assolutamente sì. Avete ottimi rapporti? Ottimi rapporti. Anche perché allora, incombe la festa di Sant'Agata, quindi... Sì, non solo per questo, lo considero una guida spirituale della città. Dovremmo parlare della sua visione di Catania, sindaco, perché ci sembra doveroso, però ci sono una serie di emergenze di cui almeno all'inizio bisogna che ne parliamo. La prima di queste riguarda la monnezza, come si dice, l'immondizia, la spazzatura. Abbiamo fatto vedere stamattina immagini dolorose di via Playa, di via di San Giuliano, abbiamo parlato addirittura, si è scoperto che ci sono i pendolari che vengono a Catania per depositare, ma non nei depositi, per depositare lungo le strade
l'immondizia. Colleghi autorevoli hanno notato addirittura che piccole discariche dietro Castellursino sono state spostate nel giro di 24 ore. Stavano in un posto, poi qualche ora dopo non c'erano, ma poi sono ritornate. Ma che cosa può fare, Sindaco? Direttore, abbiamo tempi molto limitati per affrontare la questione nella sua interezza. Ai noi nulla di nuovo, che nulla che già non sapessimo. Per quanto riguarda i pendolari, è un fenomeno ben noto, sol che si consideri che durante il lockdown la città di Catania, quando dagli altri comuni non potevano venire in città, ha risparmiato 1 milione di euro di conferimenti in discarica. E questo è il segnale, il sintomo di un atteggiamento negativo dei cittadini in genere, che sono un po' riottosi, refrattari alla differenziata. Quindi nei comuni vicini, che sono più piccole, è più facile il controllo e la differenziata funziona con percentuali molto alte, chi non vuole fare la differenziata viene a buttare la monnezza, come diceva lei, a Catania. E questo è chiaramente uno dei tanti problemi. Dopodiché ci sono questo delle discariche mobili. Noi dobbiamo considerare che questo come uno degli epifenomeni che in qualche modo dissuade anche dal uno dei rimedi che viene sempre immaginato, cioè dire le telecamere. Le telecamere possono funzionare laddove le discariche sono composte da rifiuti che vengono portati con le auto. Ma se non vengono portati con le auto, in quel caso potremmo noi attraverso la targa risalire al soggetto incivile di turno, ma vengono portati a piedi, è impossibile individuare chi sia autore. E in ogni caso, una volta accertata la presenza della telecamera, spostano di qualche metro la discarica. Certo è che noi abbiamo numerosi esempi di discariche bonificate e dopo un'ora ricostituite. Ecco perché io dico che noi, dovendo distinguere per quanto riguarda i rifiuti il tema del servizio di raccolta con il tema del generale degrado, sul tema del servizio di raccolta dobbiamo fare tanto di più e stiamo cercando vari accordi correttivi sul contratto di servizio. Ma per esempio per quanto riguarda il conferimento in strada, ho chiesto all'assessore Tomarchio e alla direttrice Riguccio, sono assolutamente sul pezzo, di parlare con gli amministratori di condominio, in questo caso con le associazioni degli amministratori di condominio, per verificare la possibilità, laddove vi siano gli spazi, di mettere dei carrellati all'interno degli androni condominali e non lasciarli in strada. Nello stesso tempo vedere di modificare gli orari di raccolta, perché è vero che per una ragione di contratto collettivo del lavoro la raccolta bisognerebbe cominciare alle 8, ma noi non possiamo permetterci il lusso, soprattutto in estate, di lasciare questi rifiuti 12 ore in strada. Devo dire che purtroppo è un male comune. L'altro giorno a Roma, in Piazza di Spagna, ho visto i rifiuti alle 19.30, quei rifiuti alle 24 erano ancora lì dove l'avevo visto, in piena Piazza di Spagna. Ma questo certamente non è che mi consoli. Ma quindi tornano i bidoni dentro i condomini? Potrebbero tornare dei carrellati, non certamente cassonetti. Dei carrellati, possiamo vedere se eventualmente, come si dice oggi, intelligenti, cioè attraverso il microchip, attraverso codice a barre, eventualmente anche nei sacchetti, attraverso cui conoscere il rifiuto. Però quando parliamo di rifiuti è così complesso il sistema, perché è tutto in interrelazione. Cosa voglio dire? Che noi parliamo di rifiuti, ma dobbiamo anche parlare di termovalorizzatore, che oramai dobbiamo accelerare. E dobbiamo quindi è favorevole? Assolutamente sì, non è che sono favorevole, è imprescindibile, è decisivo, perché noi stiamo pagando 400 euro a tonnellata di conferimento in discarica per portarla in Danimarca, e vorrei tanto che quanto stiamo pagando? 400 euro a tonnellata da 120 euro che era fino a qualche anno. E la portiamo in Danimarca? La portiamo in Danimarca, e qualcuno dovrebbe allora chiedersi se la portiamo in Danimarca. Perché? Evidentemente perché la considerano una fonte di energia attraverso i termovalorizzatori. Ecco perché la dobbiamo smettere con questa ipocrisia di fondo. Noi dobbiamo accelerare verso quella spinta che ci consenta di industrializzare il prodotto, cioè dire di capire che il rifiuto è fonte di energia e quindi creare un sistema virtuoso, ma questo passa inevitabilmente per la collaborazione dei cittadini. Sul tema, lo ribadisco con un'ultima sintesi, per quanto riguarda
riguarda il sistema di raccolta, là dobbiamo essere più bravi noi come comune. Per quanto riguarda il tema delle discariche abusive e quindi della idiosincrasia dei catanesi alla differenziata, là dobbiamo trovare un accordo civico, quel che ho sempre chiamato un nuovo patto sociale con la cittadinanza, perché capiscano il valore del conferimento con differenziata. Stiamo intervenendo anche con una massiccia attività di comunicazione, ho dato già in carica una società romana molto importante, attraverso cui trasmettere messaggi che vengono recepiti soprattutto dai nostri figli. I nostri figli diventano inevitabilmente i precettori dei genitori, perché se io l'altro giorno al semaforo trovo un bambino che vede passare un adulto con il rosso e dice alla mamma, 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 ma non è giusto, è significato che loro sono una delle spugne, assorbono. E quindi ho detto a quel bambino, dovete essere voi a insegnare a noi genitori come comportarci. Ma il tema moralizzatore quando ci sarà, per chiudere sulla è naturale, questo è il problema. Il fatto è che non è che noi stiamo dicendo ci vuole il termovalorizzatore dentro uno o due anni, c'è un processo così lungo per cui io ho chiesto al presidente Schifani di attivare quella manifestazione di interesse che era stata già formalizzata dal presidente Musumeci, ma stiamo anche studiando delle forme in house, chiamiamole così, attraverso cui verificare se il comune è in condizione di ottenere attraverso i sistemi di sovrambito, quindi non solo il comune, perché non saremmo autosufficienti, ci vuole un quantitativo minimo, e allora rivolgendoci a Messina, Siracusa, Ragusa per esempio e Catania, là potremmo avere quel quantitativo minimo che soddisfi la realizzazione del termovalorizzatore o termoinceneritore o inceneritore per produrre energia, come lo vogliamo chiamare, e a quel punto cominciare la realizzazione, perché è chiaro che cominciando domani mattina, ma almeno sempre 3 anni ci vogliono e noi non ce lo possiamo permettere. Mamma mia. E bisogna stabilire anche dove, perché poi i cittadini si lamentano, perché nessuno poi lo vuole. Allora, i cittadini si lamentano perché purtroppo sono anche in qualche modo condizionati, influenzati, fuorviati da una campagna di disinformazione, perché a Vienna è in pieno centro, a Brescia è in pieno centro, a Copenaghen è in pieno centro, addirittura a Vienna ci sono persone che entrano pensando che sia un museo di arte contemporanea, non producono esalazioni, non producono fumi, sono assolutamente ecologici. In ogni caso, noi non lo metteremo certamente in città, abbiamo la zona industriale, abbiamo Pantano d'Arci, abbiamo già un'area che abbiamo individuato come possibile allocazione, quindi non si porrà il problema. Adelaide. Catania è un territorio molto vasto, ci sono diversi quartieri e ci sono anche tanti soldi che dovrebbero arrivare, mi riferisco al PNRR. So che ci sono stati degli incontri con i residenti di Ognina, Librino, San Berillo, di questi quartieri, ci sono anche delle proposte concrete per realizzare, insomma, per far rinascere questi quartieri. Assolutamente sì, da fonte insospettabile. Parlo della CGIL, mi è stato dato atto che io ho riunito le parti sociali esattamente 14 ore dopo il mio insediamento, già per il primo di questi incontri, perché per me aver parlato durante la campagna elettorale di compartecipazione e coprogettazione non era un'esca che io lanciavo alla città, è un preciso indirizzo di percorso che ho inteso individuare, e io credo che la politica deve assumersi la responsabilità delle scelte, ma può scegliere bene se si confronta con chi è in condizione di contribuire a queste scelte. Per questo ci siamo seduti, abbiamo avuto più occasioni di confronto. Per quanto riguarda Ognina, per quanto riguarda San Berillo Vecchio, per quanto riguarda Librino, dovremmo essere assolutamente nel rispetto dei tempi. Abbiamo una criticità solo per Montepò, perché l'unico bando di Invitalia è andato deserto e pertanto stiamo dovendo sopperire noi, ma sopperire noi significa che io mi sono insediato il 5 di luglio e entro il 30 settembre noi dobbiamo depositare tutto. Però siccome quel che mi fa piacere sottolineare è che abbiamo instaurato un rapporto nuovo con la città, abbiamo preso consapevolezza dei tanti problemi, ma ci stiamo concentrando sui metodi per risolverli, perché noi, come ho detto anche ieri a Confindustria, cominceremo a considerare il problema, il dilemma, come limite, mai come alibi. Ma a partire da che cosa nelle periferie, nei quartieri? Allora, qual è il primo punto? Punti ce ne sono tanti, assolutamente. Per quanto riguarda i piani integrati, per esempio sul Librino stiamo intervenendo sulla realizzazione di un parco urbano, sulla riqualificazione di una vecchia scuola, la Brancati, che oramai non era più
istituto scolastico che era vandalizzato di fatto e che noi vorremmo diventasse centro di inclusione sociale, quindi sede per associazioni che operano nel terzo settore. E devo dire che la grande fortuna di Catania è che c'è una quantità di queste associazioni straordinaria che diventa veramente l'anello di collegamento con quelle persone che vivono una condizione di disagio e che noi non possiamo lasciare indietro. Quindi stiamo provvedendo su un più generale progetto che abbiamo chiamato di cucitura di margini urbani, che leghi idealmente attraverso la linea della metropolitana che sorgerà a Librino, alla Sesicor e quindi a San Berillo Vecchio, e quindi riqualificazione di tutta Corso Sicilia, Piazza Madme, Piazza Grenoble, con interventi mirati anche all'interno di San Berillo Vecchio, demolizione di un fabbricato e riqualificazione di strade per incentivare la ristrutturazione da parte dei privati e quindi rigenerare l'intero quartiere attraverso una partecipazione di chi effettivamente è titolare degli immobili ma non ha mai voluto ristrutturare non credendo nella ripresa del quartiere. Poi dovremmo parlare naturalmente di questo suo grande progetto importante che potrà realizzare con il contributo dell'Europa, del Waterfront e dell'interramento della stazione ferroviaria, però prima di tutto mi preme, sindaco, chiederglielo, perché era venuto qui e l'ha detto a noi per prima, ha detto per la sicurezza. Ho già parlato con il ministro Crosetto, vedrò eventualmente di fare intervenire i militari con funzione puramente, diciamo così, di sorveglianza. Senza Direttore, a che punto siamo? Lei ricorda benissimo, ho detto questo. Proprio l'altro ieri dei vostri colleghi di un'altra testata mi hanno intervistato, un'ora dopo che io avevo provato a chiamare il ministro Crosetto, hanno anche visto la telefonata, non era una telefonata farlocca perché risultava nel cellulare, perché comunque la coperta è corta per tutti. Non è che le forze militari dispongono di personale in esubero, quindi per questo stiamo avendo difficoltà ad ottenere queste forze, però su questo dateci qualche giorno e che già potrebbero vedersi dei segnali molto interessanti nelle prossime ore. Grazie, perché questa risposta è molto importante. Adelaide. Ma sempre sul tema della sicurezza, a Catania in pochissimi giorni ci sono stati diversi episodi di violenza, si è tornato a sparare. Ecco, si tratta di fenomeni che ai quali lei non dà grande importanza, casuali, o c'è tutto un fenomeno di microcriminalità, di criminalità, di mafia che sta riemergendo e comincia ad alzare la cresta? Non so se vi sia un fenomeno di mafia, perché mi sembrano più episodi isolati e comunque non connessi fra loro. Anzi, probabilmente si tratta di fenomeni che in questo momento caratterizzano le intenzioni di qualcuno che, nella mancanza di un potere mafioso consolidatosi così come nel passato, sta provando magari a esercitare una certa forma di supremazia per colmare gli spazi vuoti. Io non li voglio minimamente ridimensionare, però dico anche stiamo attenti, perché non credo che siano dei fenomeni di gran lunga superiore rispetto a quelli che capitano in qualunque altra città. Voglio anche aggiungere, e questo ci tengo a dirlo, che non dimentichiamoci che il periodo considerato d'oro per Catania, quello degli inizi anni 90, era caratterizzato da 104 omicidi, furti, rapine ed estorsioni in numero molto maggiore di quel che c'è adesso. Però c'era una città che reagiva. Per questo noi, senza minimamente ridimensionare questi fenomeni e la portata di essi e rimanendo vigili, vorremmo anche ribaltare il fenomeno e cominciare ad alimentare il gusto per una reazione dei cittadini che diventa indispensabile e si coglie anche da piccoli segnali. Noi sabato scorso, era però una manifestazione politica, non era una manifestazione, chiamiamola cittadina, abbiamo con i ragazzi di Gioventù Italiana pulito il lungomare, sì. Eravamo una cinquantina, abbiamo fatto un'opera, penso meritoria, per il territorio. Ma la quantità di telefonate che ho avuto da professionisti, eravamo solamente, c'erano i ragazzi e c'ero io come adulto e un'altra amica, la quantità di telefonate che ho ricevuto da professionisti, la prossima volta vogliamo esserci anche noi. La città deve reagire, la città deve dimostrare di essere coesa, la città deve dimostrare che c'è un nuovo spirito civico, ma non perché c'è un nuovo sindaco, assolutamente, perché abbiamo toccato i baratri e ora dobbiamo risalire. Parliamo del Waterfront e l'interramento della stazione. Che è sto Waterfront? È una parola difficile, spiegate. È quella meravigliosa linea costiera che fu violentata nel 1861 con la realizzazione della linea ferrata,
per conto della società Vittorio Emanuele, che ritenne più opportuno mettere lì i binari visto che erano vicini alle zolfatare. Io credo che dopo 160 anni dovremmo cominciare a chiederci: ma è normale che noi ci dobbiamo privare del nostro fronte costiero e non restituirlo invece alla città? C'era già un progetto, anzi uno studio di fattibilità di RFI per l'interramento dell'intera stazione centrale della linea ferrata, ecco, che va nel tratto dalla costruenda cittadella giudiziaria fino a Castel Ursino, che evidentemente libererebbe tutto questo waterfront, se vogliamo utilizzare ora chiaro il waterfront, sì, lo libererebbe e lo restituirebbe alla città. È un'opera che pesa circa 1 miliardo di euro, che non è finanziata. Siamo andati con il vice sindaco e il professore La Greca a parlare con RFI, a parlare con Sistemi Urbani, e devo dire che c'è stata una straordinaria intesa, anche perché loro hanno capito la strategicità dell'intervento, perché senza questo nodo di fatto l'asse Messina-Catania-Palermo non può lavorare sull'alta velocità, perché c'è ancora una galleria sotto il Castello Ursino in cui i treni devono andare a 30 km orari su un solo binario. E allora loro stessi ne sono consapevoli, e loro stessi non solo ci stanno spingendo per trovare la fonte di finanziamento, ma ci hanno dato anche le giuste coordinate perché a livello politico si possa conseguire lo scopo. Aggiungo che Sistemi Urbani ci ha anche anticipato l'intenzione di patrimonializzare tutta l'area dell'ex deposito locomotive, perché loro non possono cedercela gratuitamente, però trasformando i manufatti che ci sono in opere che possono essere vendibili a chi eventualmente è interessato a realizzare, ma al contempo danno come opere di compensazione la realizzazione di un parco urbano sul Caito, questo è il mio sogno. Bene, benissimo, grazie sindaco per la sua cordialità, buon lavoro per grazie. Tutti questi progetti, seguiremo naturalmente gli sviluppi della sua attività. Adesso facciamo una breve pausa e poi gli altri argomenti. Buongiorno Sicilia, state con noi. Grazie ancora, signor, buon lavoro. Grazie, Adelaide. Buongiorno Sicilia, 8:31, avete riconosciuto Marco Gullà, il nostro collega a Palermo, accanto a lui il fotografo Franco Lannino, a entrambi do il buongiorno e il benvenuto. Dobbiamo parlare di macelleria Palermo, non si tratta però di attività lavorative, ma si tratta di ben altro, è vero Marco? Assolutamente sì, è la mostra di Franco Lannino che ho qui al mio fianco, un storico fotoreporter quando si parla di giornalismo, ma soprattutto di giornalismo di quegli anni bui per Palermo. Franco Lannino assieme al collega Michele Naccari sono sicuramente un'icona. Appunto, Macelleria Palermo è una mostra di foto di tutti gli omicidi che ci sono stati in quegli anni 80-90, li vediamo anche qui dietro alle nostre spalle. Adesso magari vi mostriamo qualche foto più particolare e subito chiediamo a Franco, storico fotografo, storico fotoreporter, come è nata l'idea appunto di Macelleria Palermo. L'idea di Macelleria Palermo nasce dal fatto che, trovandomi a parlare con alcuni amici e conoscenti, anche quarantenni, mi rendo conto che nessuno di loro aveva idea e contezza di quello che era questa città e nel baratro appunto in cui era caduta questa città, baratro di orrore, in quegli anni. Parlo appunto degli anni 80, gli anni 90, ma fino anche agli anni 2000. E allora mi è venuto in mente appunto di fare un po' di memoria. E cosa ho voluto fare? Ho voluto proprio far rivivere quell'orrore che noi abbiamo vissuto in prima linea per quanto riguarda il lavoro, ma anche i cittadini, perché quelli erano anni pesanti, la città era tetra, la città era buia, la città era un continuo andare e venire di sirene, c'erano praticamente, non passava settimana che non c'erano morti. Questa era chiamata, vi ricordo, la città dei 100 morti, ci fu nel 1983 il picco di 151 morti di mafia, non si scherza. Ricordo che il giornale Ora ci faceva proprio il countdown con questi numeri. E allora nasce quest'idea, seleziono tra migliaia 44 fotografie, molto crude devo dire, molto pesanti. Molto dure, sì, le stiamo vedendo. Dure, sì. Assolutamente, perché ripeto, quello era, cioè Palermo era questa, si viveva in questa maniera, e devo dire che ho avuto un buon riscontro soprattutto anche dai giovani che non avevano, io qui abbiamo da gente, anche ragazzi che hanno visto queste immagini e sono rimasti un po' colpiti perché nessuno gli aveva mai raccontato questa faccia sporca della loro città. Questa che foto è, Franco? Questa donna che si vede? No, non è una donna, quello è un ragazzo, un po' un ragazzo che tra l'altro fu colpito erroneamente perché si accompagnava a un mafioso, lui si chiamava Tesauro, Paolo Tesauro, aveva 22 anni,
stava accanto a un mafioso, che tra l'altro lui forse manco sapeva che il suo datore di lavoro era un mafioso, perché era stato assunto da pochi giorni. Questo signore appunto trattava case e terreni, insomma era un sensale. Michele, sono foto un po' crude ma molto particolari rispetto, diciamo, al giornalismo attuale, in cui praticamente quando c'è un omicidio ovviamente si può fotografare a distanza di tanti metri, qui invece vediamo proprio il volto, vediamo anche il cadavere proprio a terra. Era un'altra era, Franco. Sì, era un'altra epoca, c'era un'altra sensibilità, devo dire. Diciamo che adesso si sta, come dire, invece, come dire, da un altro punto di vista, esagerando con questo politicamente corretto. È vero che a quei tempi era, come dire, molto più dura anche la realtà, però adesso non far vedere completamente nemmeno il luogo del delitto non mi pare nemmeno corretto, insomma. E comunque questo a quei tempi i giornali pubblicavano e questo volevano. Michele, guardate appunto anche qui alle mie spalle, ci sono alcune foto, sì, che abbiamo anche sono tutte mostrato. Tramite, terribili, appunto. Mamma mia. Chiediamo subito anche a Franco, ad esempio oggi è il 13 luglio se non sbaglio, sì, quindi mancano 6 giorni all'anniversario della strage di Via D'Amelio. Franco ovviamente è una musa ispiratrice per tutti noi giovani, giornalisti giovani, 41 anni però dico, per noi giovani. Ti chiedo, quel 19 luglio com'è andata? Insomma, ci racconti, insomma, il 19 luglio di un fotoreporter come te? Sì, vi dico subito che io sono stato il primo fotoreporter ad essere presente nella Via D'Amelio, nel luogo appunto della strage, e vi dico solamente, vi faccio un particolare, vi rendo noto. Io sono colui che ha fotografato la famosa borsa di Borsellino, il carabiniere che portava la borsa di Borsellino. Ecco, quello fu il mio primo scatto che feci durante appunto il mio servizio in Via D'Amelio. Fu uno scatto tra l'altro fatto per caso, perché conoscevo bene. Appunto, una foto che ha assunto valore poi dopo. Molti anni dopo. Ma non c'è lì, nella mostra non c'è la foto? No, no, questa no, perché Michele non fa parte appunto di questo, cioè non è fuori tema, nel senso che qui ci sono solo morti ammazzati, perché quella è un'altra cosa. Magari più avanti ne parleremo, faremo un'altra mostra. Quando ti sei accorto che avevi quella foto appunto, soprattutto dell'importanza di quello scatto? Allora, ripeto, la foto fu fatta per, tra virgolette, scherzo, nel senso che io, conoscendo e lavorando assieme a questo tenente, perché ci trovavamo sempre nei luoghi appunto di cronaca nera, volevo regalargli quella foto appunto perché lui aveva questo fraticello, si chiama così, uno smanicato azzurro che era molto appariscente, solo così per gioco, sì. Dopodiché ovviamente andando avanti e vedendo quello che era successo in Via D'Amelio, ho fatto il servizio fotografico, quello effettivo, quindi con morti appunto a pezzi di carne, macchine bruciate, tritolo, no, fiamme ovunque, e ho dimenticato completamente quella foto viene fuori dopo 10 anni, quando si cominciò negli anni 2000 a digitalizzare l'archivio. E allora mentre appunto prendevamo Palermo adesso, sì, è molto cambiata, che cosa fotografa adesso? Sì, certo, grazie al cielo, certo. Non fotografa più queste cose? Non ho sentito bene, Michele, puoi ripetere? Grazie. Dico, grazie al cielo. Non fotografi più queste cose, grazie. No, non si fotografa, ma anche... Sì, certo che è cambiata, devo dire, è meglio. Infatti la mostra appunto si ferma negli anni 2003-2004, quando la mafia ha deciso finalmente di non uccidere più e quindi di non sparare più, di lavorare in maniera sotterranea per evitare appunto di essere troppo attenzionata dalle forze dell'ordine. E poi vi ricordo che comunque il deus ex machina di tutta l'operazione appunto stragista era Totò Riina, e come abbiamo visto oramai loro sono stati totalmente sconfitti, totalmente sostituiti. L'ultimo corleonese era Matteo Messina Denaro, che abbiamo visto è stato arrestato. Finalmente a gennaio. Bene, grazie e complimenti. Senti, la foto a cui sei più... Posso, Michele, chiedere, sì, l'ultimissima, prego, cosa, avevo 30 secondi, la foto a cui sei più legato? No, per me sono tutte figlie le mie foto, io voglio alle mie figlie bene, a tutti allo stesso livello, non ci sono foto particolari che mi legano particolarmente, sono tutte le mie foto. Benissimo, grazie Franco Lannino, complimenti anche al suo collega Michele Naccari, questa bella, grazie, mostra anche drammatica e dura, però importante per farci ricordare il nostro passato recente, è aperta a Palermo allo studio PBA di Palazzo Naselli fino al 22 luglio dalle 16.30 alle 19.30 tutti i giorni, grazie a Marco Gullà per questo collegamento. E adesso cambiamo atmosfera e passiamo ai sorrisi con Insieme. Uè, rintintin! Oh, sta cosa? E voi ancora qua state? Vabbè, che è sta cosa? Sto aspettando che escono, che dobbiamo incassare. Vabbè, ma... E finalmente qualcuno si è degnato di portarmela sta birra
né calda né fredda. Ma qua con sto mignolo così non ti si può guardare, è uno spettacolo indecente! Basta, ce la mira veramente! Questo è un messaggio subliminare. Non ce la fai, non ti ingoia prima. Questo è un messaggio subliminare tra me e il barista. Quale sarebbe il messaggio? Dopo di questa, mammucco, nata mezza birra. Ma come sei integrato, veramente. Comunque non me l'aspettavo. Cosa? Non me l'aspettavo. A Palermo c'è gente benestante. Ci mancherebbe altro, grazie al cielo. Oggi è arrivata una signora, mi fa: buonasera, dove mi metto? C'ho la testa rossa. Ho detto: all'ombra. Mettiti all'ombra. Dice: vado a fare shopping. E torno, è andata a fare shopping, è tornata e dice: cosa le devo? Ho detto: signora, sono solo 5 euro. Mi dà la 10, io te non ho il resto. E lei mi ha fatto: e vediamo come facciamo? Ho detto: noi a Palermo, sai come diciamo? Come dite voi a Palermo? È fatta 30? 32? 28, lo sanno! Lo sanno, di qua, è chiaro. Lo sanno. Comunque è una soddisfazione lavorare qui al parcheggio palermitano, perché la gente è brava, disponibile. E poi ho imparato anche a conoscerli tutti, io poi li guardo negli occhi e li conosco. Posso dire una cosa che non era in copione? Non girarti verso di me quando parli, perché puzzi di birra in una maniera, dai di birra in maniera invivibile. Quindi guarda in camera, sì. E io ti scelgo dei uomini adesso, degli uomini. Allora, cos'è che stabilisci il lavoro, la provenienza? Lavoro, il lavoro, carattere, tutto quello che c'è da dire. Il signore in seconda fila. No, quello no! Oh, e tu hai detto... No, quello no! Oh, e tu hai detto scegline uno? Ma ho capito, ma proprio quello no! Ma perché no? Perché quello è timido. Che ne sai che è timido? E si mette sempre nel parcheggio riservato. Che c'è? Ma quello non significa che quello è timido. Quello è timido. Dai, allora avanti, cambiamo. Quell'altro signore. Il signore si vede già dall'aspetto, è un signore nobile. Sì? Sì. Come, perché? È perché quando è arrivato ho visto che nella macchina c'ha il servo sterzo. Beh, allora nobiltà lo stato puro, sì, nobiltà lo stato puro. Quel signore brizzolato in quarta fila. Ma quello è un musicista, si vede su, quello è un chitarrista. E come fai a essere? È perché sul parcheggio ci siamo accordati, capito? certo, è vero che è difficile. Ma sono ragionamenti che... Madonna, la smetti con sta birra, non è bello. Comunque io adesso devo andare perché il lavoro mi chiama. Devi andare. Il lavoro mi chiama, volevo dire a tutti quelli che mi additano. Wow. Che mi additano e mi dicono: ma lì nel parcheggio riservato ai disabili c'è una macchina senza il talloncino. Oh! E beh... Guardate che quelli che parcheggiano nel posto dei disabili senza averne diritto, la disabilità ce l'hanno. Non si vede, ma ce l'hanno. Oh. Oh, ehi. Io ti faccio i complimenti, sarà la birra, io non lo so. Però veramente hai detto una cosa. Ti ho lasciato senza parole. No, mi hai lasciato senza fiato, guarda. Stasera alle 21.30 da non perdere insieme. Adesso vediamo con Marco Amato in collegamento quale coppia scoppiata passerà al vaglio delle stelle. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno, bentrovati a voi. Allora, quale coppia scoppiata devi esaminare stamattina? Visto che questa settimana l'abbiamo dedicata alle coppie ideali e meno dello zodiaco, stavolta ho scelto la coppia per eccellenza, quella che ha fatto sognare per più di un decennio un po' tutti quanti, una coppia di star assolutamente bellissima e favolosa, Brad Pitt e Angelina Jolie. Due mostri sacri, iconici di estetica, di bravura cinematografica, ma anche di tante particolarità della loro vita, della loro famiglia, di viaggi aerei, di escursioni nella natura con tutta la famiglia, interessantissimi sicuramente. Cerchiamo di scoprire perché piove anche in paradiso, in mezzo a questi due dei, ecco. Dunque, parliamo di un Sagittario e di un Gemelli. Come abbiamo detto ieri e l'altro ieri, le coppie zodiacali di perfette non esistono sicuramente, però ci sono gradi di compatibilità o meno. La coppia Gemelli-Sagittario è una delle opposizioni zodiacali, gli opposti quindi si attraggono e quindi assolutamente il glamour dell'inizio, della fama, del successo, ma anche proprio una vera e propria attrazione tra i due termini della coppia.
ogni cosa contiene anche il suo contrario. E le coppie d'opposizione, per quanto si attraggono fortemente, sono anche quelle che poi, nella maturazione del rapporto, vanno incontro a problemi di altrettanta portata. Faccio un esempio: se la simpatia dei gemelli può essere considerata all'inizio un po' una verve, col tempo può essere considerata infantilità. Ecco, mentre invece la generosità sagittariana e l'attitudine alla natura può sembrare più là magari un po' maniacale. Quindi in realtà l'escursus e l'iter di questa coppia che nasce come splendida e felice e che arriva addirittura ad avere problemi di compatibilità giudiziaria sta tutta nel fatto che è un normale corso e decorso di un'attrazione zodiacale polare che ha a che fare con l'opposizione. Gli opposti si attraggono, è vero, ma quando fanno scintille si danno contro, appunto, come due bastian contrari. Sagittario, segno di fuoco, generoso, che proprio oggi riceve una notizia inaspettata. Bene anche l'Ariete e il Leone, che sono i suoi fratelli di elemento, e anche per loro l'Ariete ha un ottimo risvolto lavorativo, mentre invece il Leone si riflette già nell'abbraccio familiare. I gemelli, assieme alla Bilancia e all'Acquario, sono la terna d'aria. Gemelli che riprendono di molto l'equilibrio umorale per adesso, mentre la Bilancia è ancora un po' stanca. Acquario, sempre sorprendente, tende un po' di defilarsi perché ha bisogno di pace e anche un po' di solitudine. Vi auguro buona giornata e buon proseguimento a tutti. Grazie, grazie, grazie a Marco Amato, come sempre puntuale. Abbiamo imparato un sacco di cose anche oggi. Ci sono notizie ancora, Angelo? Sì, guarda, una curiosità, ma più che una curiosità è una... Finalmente forse si mette la parola fine, forse, alla pirateria online. Abusi rimossi in 30 minuti, c'è stato il via libera definitivo del Senato alla legge contro i ladri di giornali, film ed eventi, più potere la GCOM per intervenire e bloccare subito le piattaforme illegali, quindi è un diciamo, passo significativo e importante, anche perché insomma, ci sono reati pesanti che saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa che va da 2.582 euro fino a 15.000 euro. Bella stangata. Esattamente. Allora, adesso accadde oggi, è il 13 luglio, e noi partiamo niente meno che dal 101 avanti Cristo. Sì, perché il 13 luglio è la data di nascita niente meno che di Giulio Cesare, il grande condottiero protagonista, diciamo, della Roma classica. Nel 1793, durante la rivoluzione, Carlotta Corday uccise il capo dei Giacobini, Jean Marat, mentre nella vasca da bagno, episodio che scatenò poi la reazione di Robespierre, passata alla storia come il terrore. E poi ancora, 1814, 13 luglio, a Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 13 luglio 1908, con i Giochi Olimpici di Londra, per la prima volta viene consentito alle donne di partecipare alle gare e quindi alle Olimpiadi. 1908, pensate. Ancora io, sì. Dunque, 10 anni dopo, nel 1918, nasceva un grande sportivo. Come Alberto si chiama? Alberto Ascari. Ascari, il più grande, grande pilota che con la Ferrari ha dominato i Gran Premi degli anni 50. Siamo al 13 luglio del 1922, a Frascati nasceva il grande attore Tino Boazzelli, indimenticabile, sì. Nero Wolf, la serie popolare degli anni 70. E poi il 13 luglio del 1923, per la prima volta apparve sulle colline californiane con la scritta gigantesca, con la scritta Hollywood, simbolo dell'industria cinematografica americana. Sto per dire una parolaccia, scusatemi, ma è necessario farlo. Nel 1933, il 13 luglio, a Soncino, nasceva Piero Manzoni, che è lui, questo qui. Durante il blackout, artista provocatore, è passato alla storia per i suoi barattoli di l'artista, secondo quella. Nel 77, però, 13 luglio,
per 25 ore New York rimase al buio. Durante il blackout non si contarono i furti, i crimini che vennero commessi nella Grande Mela, a cui ha ampiamente attinto l'immaginario anche cinematografico. Chiudiamo con un avvenimento musicale. Il 13 luglio ha fatto sentire tutto il mondo un po' più vicino il Live Aid, evento di beneficenza per raccogliere fondi per l'Africa. Centinaia di artisti di tutto il mondo si sono esibiti in stadi collegati fra Europa e Stati Uniti. Noi ricordiamo quel giorno e ci diamo appuntamento a domani con i Queen da Londra, che hanno cantato fra l'altro Crazy Little Thing Called Love, quella folle piccola cosa chiamata amore. A domani. A domani.